A te piacciono i patti. Prendi me al posto di me. Oh. Il figlio del mio odiato rivale intrappolato per sempre nel fiume della morte. Conto. Uno. Dov'è la fregatura? Due. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Tirala fuori. Lei va. Tu resti. Ciao a tutti ragazzi. Come da titolo, Vortice di Anime, ultimo livello. Affronteremo il bastardaccio, meglio conosciuto come Ade. Ti farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. A te ti farebbe comodo una buona cura. Non potrai mai battermi, Ade. Diamo fuoco alle polveri. Sì. Eccolo. Vieni, Ade, vieni. Cos'è? Perché scappi? Arrenditi, Ade. Hai paura? Eccolo. Vieni, Ade, vieni. Vedere male, eh? Niente male. Non potrai mai vincere, Ade. Già. Io sono Hercules, ricordatelo. Non un panettiere. Ti farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Cosa c'entrano i panettieri adesso? Non lo so, ragazzi. È venuto in mente così. Ovviamente non ho niente contro i panettieri. Non ho niente contro i panettieri. Oh, quello l'ho sentito da qui. Ade, ma non so, era solo quello che sei. Sarebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Sì, sì. Ti scornucchio. Non potrai mai vincere, Ade. Vieni, Ade. Perché scappi? Hai paura? Sarebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. A me bastano anche i pugni. Diamo fuoco alle polveri. Tum, tum, tum. Vieni. Purtroppo ci mette troppo tempo a caricare il pugnone. Eccole. Non potrai mai vincere, Ade. Vieni, Ade. Cos'è, paura? Mi farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco! Volevi la potenza di fuoco? Accontentato, Ade. Diamo fuoco alle polveri! Ciao ciao, Ade! Sì, Ade, regna! Sì, nei tuoi sogni! Ciao ciao, Ade. Non potrai mai vincere, Ade. Sta lassù. Arrenditi, Ade. Ti farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Aia. Caspita, fa male! La partita è finita, Ade, Ade. Ciao Ade, hai perso. E ragazzi, concludiamo qui questo gameplay. Spero vi siate divertiti. Da Shark è tutto. Ciao a tutti raga, al prossimo gameplay! Ottimo! Davvero eccellente!
per tutti! Ottimo lavoro, figlio mio, ce l'hai fatta! Sei un vero eroe! Perché un vero eroe non si misura dalla forza dei suoi muscoli, ma da quella del suo cuore.